Amiche e amici di Eleven Sports, buonasera, è Gianmarco Tiralongo che vi dà il benvenuto dal Palavis per la 24esima giornata della Serie A Beretta. Si affronteranno oggi i padroni di casa della Bressano Cassa di Trento e l'Acqua e Sapone Junior Fasano. È la 16esima sfida tra le due compagini e sinora in assoluta parità, 7 vittorie dei gialloneri, 7 vittorie dei pugliesi, un solo pareggio. Al mio fianco, come al solito, per una disquisita analisi tecnica, c'è Francesco De Vigili. Buona pallamano a tutti! Le squadre sono pronte a scendere in campo. Vi ricordiamo che potrete godervi nei prossimi giorni tutto il prepartita e il dietro le quinte di questo affascinante match anche sui canali social del Bressano, perché vi faremo rivivere la partita ai tempi del Covid, tutto quello che accade in attesa che possiate ritornare al palazzetto. Schierate le squadre in campo. Si aspetta solo l'inizio. I direttori di gara si stanno consultando. È tutto pronto. Loizos stringe il pallone tra le mani. Nel frattempo si riscaldano gli atleti. Ora Dantino e Sontacchi che si scambiano la palla e fiscano i signori Carrino e Pellegrino da Napoli. Sono le ore 19 in punto, inizia il match tra Bressano e Fasano. Subito in attacco i gialloneri di Sandro Fusina. Bressano che si schiera con una novità, una gradita novità, il rientro di Alessandro Dall'Ago dopo due mesi. Subito in campo Alessandro Dall'Ago in posizione di terzino destro. Adesso arriva la palla proprio al cecchino di mezzo corona, il passaggio a Dainese, la parata di Vito Fovio. Si riparte con Jarlstrom che trova subito Franceschetti, prima rete dell'incontro, porta la firma del numero 18 dell'Acqua e Sapone Junior Fasano, Emiliano Franceschetti, pivot argentino classe 92, arrivato quest'estate in Puglia. Lui che è stato capitano per 6 stagioni del Manuel Dorrego, una compagine d'alta classifica della Liga Argentina. Risponde subito il Bressano con Dall'Ago che si è fatto trovare pronto. Francesco Dall'Ago che oggi si vede ha voglia di mangiare il palchè, addirittura dopo due mesi di assenza. Benvenuto a lui, finalmente questo Covid ci ha regalato di nuovo in campo il forte terzino destro della pallamano Bressano. Due squadre per certi versi molto simili che si affidano a giocatori proprio del posto, puntano molto sul settore giovanile insieme a dei grandi vecchi da entrambe le parti. Prevedo una partita molto molto equilibrata, speriamo che non ci siano problemi per Dainese. Rimane a terra Nicolas Dainese che accusa dei problemi, è stato richiesto l'intervento del personale sanitario qui sul parquet del Palavis. Il cronometro si blocca dopo 1 minuto e 37 secondi per consentire i soccorsi a Nicolas Dainese. Squadre che sono praticamente appaiate in classifica, sono 4 le posizioni che le dividono ma solamente 2 le lunghezze di distacco che i gialloneri hanno sui bianco-blu di Coach Ancona, che ricordiamo hanno però ben 4 partite da recuperare, 61 giorni fermi a causa di un'epidemia di Covid,
che ha praticamente scombussolato i piani dei bianco-blu. Fasano che tra l'altro si è aggiudicato l'unico scontro disputato quest'anno tra le due formazioni, il 23 gennaio alla Zizzi è finita 23-20 per Fovi e compagni. Nel frattempo è stato richiesto anche l'uso della barella, speriamo che le condizioni di Danese comunque non siano gravi, però di certo non si presagisce nulla di positivo. È un vero peccato perché Nicolas Danese sabato scorso sempre qui al Palavista aveva trascinato i propri compagni di squadra, Francesco. Sì, era stato un vero e proprio trascinatore, si dispiace tantissimo di questo infortunio. Speriamo che le condizioni non siano poi così gravi. Però vedo che viene posta molto cautela, credo che sia un problema alla caviglia destra. Esce tra gli applausi dei compagni e degli avversari, qui simbolico il gesto di Capitan Giongo ed Adriano Di Maggio che accompagnano fuori dal campo, sorreggono Nicolas Danese nella speranza che veramente non ci sia nulla di grave, che sia solamente un piccolo incidente di gioco, e di rivederlo presto in campo. Il prossimo incontro della Pallamano Bressano è in trasferta in Lombardia a Cassano Magnago contro gli Amaranto di Davide Colez. C'è stata una sostanziosa interruzione, quindi ne approfittano adesso gli atleti in campo per riscaldarsi. Coach Fusina corre ai ripari, esce Sontacchi, entra Dantino. Ancora il direttore di gara a consultarsi col commissario, ma si riprende proprio adesso e riparte il cronometro. Yarstam, posizione di centrale per lui, sinora 7,95 reti in media in partita. Sino a poco prima dell'interruzione della sosta forzata era il miglior marcatore del campionato, qui non lo dimostra. Quindi il Bressano alla palla del pareggio. Con calma adesso Argentin gira per Dantino, dal lago ancora Pascal Dantino. Si avvicendano nella posizione di pivot i due giovani Sontacchi e Gazzini. Gazzini si occupa della fase difensiva, ha dimostrato già nella vittoria contro il Merano una propensione spiccata. Mentre Sontacchi si occuperà della realizzazione. Recupera palla il Fasano. Sono trascorsi quasi 3 minuti. Match ancora con ritmi molto blandi, dovuto ovviamente all'interruzione, ma le squadre si stanno studiando. Nel frattempo si muove bene il Fasano con Angiolini, che punisce Loizos infilandolo alla sua sinistra. Adesso Dantino, uno splendido passaggio per Dallago, molto bene però Vito Fovio, leggenda della pallamano italiana. Il 12 settembre compirà solamente 42 anni, non sembra però, Francesco. Vito Fovio che praticamente 10 scudetti e un triplete conquistato a Bolzano nella stagione 2012-2013, quando in panchina sedeva coach Sandro Fusina. Sì, Vito Fovio, le parole sono sprecate per questo grandissimo campione che milita nel Fasano.
parlano i titoli per lui e ancora la sua grandissima voglia di giocare a pallamano. Prevedo un bellissimo duello oggi tra il nostro estremo difensore Greco e Vito Fovio. Ora dal lago. Pensavo che avesse conquistato un rigore per difesa in aria, non è del stesso avviso l'arbitro che fischia fallo di sfondamento. Ci ha riflettuto prima di chiamare questo sfondamento l'arbitro, adesso bellissimo il passaggio con cui Jastram trova Franceschetti, 3-0, adesso Dantino parte, viene però fermato da Angiolini. Viene fermato il gioco dal commissario di gara. Che adesso infligge 2 minuti di sospensione ad Adriano Di Maggio, che si lamenta per questa scelta, esce dal campo, evidentemente stava protestando in maniera troppo plateale per quello sfondamento un po' dubbio. E quindi viene sanzionato dai direttori di gara che mostrano subito i muscoli. Si riprende però adesso il gioco con il Fasano che è in vantaggio 3-0 dopo 4 minuti e mezzo. Argentin adesso dal lago è in posizione di centrale. Esce Sontacchi con il classico schema del Pressano. Ancora Dallago che prova a cercare Sontacchi, vede Argentini però perde palla. Franceschetti voleva approfittarne, la porta era sguarnita perché Pressano giocava con l'extra player. Si ristabilisce però la difesa del Pressano, quindi il Fasano adesso con maggiore cautela dovrà agire in fase offensiva. Jarstam per Angiolini. Jarstam che ha rinnovato, qui aveva trovato Franceschetti ma stavolta Sontacchi è riuscito ad arginare, quindi era sbilanciato Franceschetti, non ha arpionato bene la palla. Jarstam che, come dicevo, ha rinnovato con il Fasano e che l'anno prossimo allora, come compagno di squadra, un altro svedese di origini italiane, De Santis, che milita attualmente in Zweite Liga, quindi in Germania, la seconda serie. Argentina trova Giongo, è ancora fantastico Fovio. Qui Angiolini con troppa veemenza, palla al Pressano. Pressano ancora sterile in attacco, ormai sono 7 giri di lancette, nessuna però la rete segnata sul tabellone nella parte sinistra. Vedremo se questo attacco sarà efficiente. Dantino completamente sbagliata la misura del suo passaggio che trova le mani di Bearevic che si ferma, serve Notarangelo, 4-0 Fasano. E cartellino giallo per Andrea Argentin. Fusina chiama subito timeout. Francesco, il Pressano è chiaramente scioccato per l'infortunio nel primo minuto di gioco occorso a Dainese, ma non è ancora sceso in campo, totalmente fuori fase. Totalmente fuori fase, dici bene Gianmarco, 7 minuti. In 7 minuti abbiamo sprecato tantissime energie a protestare con gli arbitri. Nulla a che vedere con l'inizio della partita del Merano, altri ritmi. Il Fasano fa bene, gioca sui nostri errori e il risultato di un 4-0. Abbiamo giocato 2 attacchi in extra player, abbiamo perso dei palloni, abbiamo sbagliato 2 tiri dai 6 metri e questi sono i risultati. Non ci siamo. L'approccio decisamente sbagliato alla partita. Speriamo quanto prima di vedere il Pressano che abbiamo visto affrontare il Merano nell'ultima partita. Poi a una squadra così, con un centrale così, che appena lasci un pochissimo spazio per il pivot ti castiga,
Questi sono i risultati. Dobbiamo rientrare immediatamente in partita, iniziare a preoccuparsi di far bene le cose che sappiamo far bene. Un avvio di partita che ricorda un po' quello nervoso contro l'altra squadra pugliese che è stato ospitata qui al Palavis a ottobre, cioè il Conversano. Conversano che oggi avrà gioito di fronte agli schermi di Eleven Sports, perché il Bolzano ha impattato 34 pari con il Sassari. Sono adesso 5 le lunghezze che li separano dai sardi, ma ben 2 i match in meno. Praticamente mancano solamente 3 punti ai biancoverdi di Sandro Tarafino per tornare ad alzare dopo 10 anni il titolo di campioni d'Italia. Ancora dal lago, sono adesso più larghe le maglie della difesa fasanese. È entrato anche Fadanelli, qui però ennesimo recupero in difesa, ma più che altro ennesimo passaggio sbagliato e palla persa da parte del Pressano, che sembra veramente inerme. Il Fasano difende con una facilità disarmante. Soddisfatto coach Francesco Ancona, che abbiamo intercettato nel prepartita e che era veramente sollevato, perché finalmente il Fasano può tornare a giocare con continuità. Qui parata di Loizos, è da lui che adesso deve ripartire la reazione del Pressano. Fadanelli si insinua, ma trova ancora Fovio, una muraglia. Vito Fovio adesso dall'ala, ci aveva quasi provato, poi Dantino spinge leggermente Angiolini, per cui si riparte dai 9 metri. Franceschetti stringe la sfera, Angiolini. Difesa adesso un po' più aggressiva del Pressano, con Dantino a uomo su Yarsam, Giunco che difende più alto, adesso Marco Pignatelli, 5-0. Nulla da fare per il Pressano, che con questo anticipo di Franceschetti perde un'altra palla. Peccato, perché l'intuizione di Dantino per Sontacchi era molto buona. Adesso Di Maggio che rientra in campo dopo la sospensione. Sempre Dantino, gira palla dal lago per Fadanelli, ancora dal lago, la palla viene deviata e poi Di Maggio, 5-1. Dopo 10 minuti si sblocca la truppa giallonera, accorcia le distanze relativamente, sono sempre 4 i gol di differenza. Un gol che dà certamente speranza al Pressano. Angiolini stava fuggendo via, lo blocca dal lago che poi si becca anche un cartellino giallo. Ancona che chiede a Pignatelli di girare palla. Il vantaggio è consistente, Francesco, quindi Ancona vuole giocarsela con calma e cercare di incrementare, cosa che fa adesso con Notarangelo, 6-1 dal lago. Dantino, ci crede la panchina giallonera che carica i suoi. Ovviamente il match è ancora lungo, ci sono più di 48 minuti da disputare, con Dallago che si alza. Dantino trova Sontacchi che viene braccato, perde palla. Ancora una volta un recupero di Franceschetti, che è il migliore dei suoi, Francesco. Sì, decisamente, è lui che dirige la panchina. Attenzione, perché quando ha la palla Yarstam è sempre uno spettacolo vederlo, le sue finte, i suoi passaggi al pivot.
e noi ci stiamo complicando la vita un po' da soli. Questa volta abbiamo fischiato fallo di sfondamento su Notarangelo, molto dubbio per me perché il difensore era in movimento. Notarangelo che ci ha mandato in grandissima crisi fino adesso, non riusciamo a limitarlo. Ora attacco di Dallago e questa volta ci sta, e questa volta ci sta il fallo di rigore. 7 metri fischiato in favore del Tressano. Adesso c'è bisogno di recuperare il pallone. La conclusione strozzata di Dallago è rimbalzata al di là della rete di contenimento ed è finita nella tribunetta laterale. Si incaricherà della battuta Pascal Dantino. Dantino, che tra l'altro ha origini pugliesi, sfida Fovio. Paloma recupera il pallone sul tapin, in fila Pascal Dantino, 6-2. Si carica il Pressano, deve recuperare concentrazione ma soprattutto non deve disunirsi dopo questo avvio abbastanza negativo. È entrato anche Nicola Moser, la sua fisicità per affrontare Angiolini, coadiuvato dal suo compagno di difesa, l'altro Nicola Folgereiter. Sono ben 3 i Nicola al momento schierati in campo per il Pressano: Folgereiter, Moser e Fadanelli, e se consideriamo anche Loizos siamo 4. Loizos, che l'abbiamo chiamato in causa, e adesso affronterà Jarstam. Jarstam che riesce a sbilanciare Loizos, insacca la rete del 7-2. Ancora poco prolifico il Pressano, famelico il Fasano che vuole recuperare tutto il tempo perduto e soprattutto scalare la classifica. Al momento con una vittoria agguanterebbe proprio i gialloneri di Fusina. Giro palla insistente, Fadanelli si inserisce in rete. Molto bello questo gesto di Nicola Fadanelli, che con tutto il coraggio sfida la difesa del Fasano, si insinua tra le sue maglie e punisce sul primo palo Vito Fovio. 7-3, sempre 4 le reti di differenza tra le due squadre. Sempre Jarstam a giostrare la manovra qui di Maggio su Angiolini. Franceschetti adesso viene proprio marcato stretto, è quasi in gabbia qui. Molto bello il sottomano di Jarstam, ma meravigliosa la parata di Loizos che scende basso e non si fa trovare impreparato. Qui fischiato lo sfondo a Fadanelli, parte subito il contropiede del Fasano, schiacciatissima la conclusione però del numero 11 Davide Pugliese. Davide Pugliese, uno dei prospetti più interessanti della Junior Fasano, per lui tante le presenze tra le nazionali giovanili ma anche uno stage a Chieti ad inizio 2021 con la nazionale seniores in vista del doppio appuntamento contro la Lettonia. Adesso Dallago per Dantino. Dallago tenta la botta, deviata dalla difesa bianco-blu. Di Maggio si scansa, preferisce ripartire dal corner. Fadanelli che chiama lo schema nel frattempo. Dallago viene verso Dantino, poi Dallago, Fadanelli, la finta, ancora Fadanelli. Quanta grinta quella di Nicola Fadanelli, Francesco, che si è caricato i suoi adesso. Sì, stiamo attaccando decisamente meglio, vogliamo allargare le maglie della difesa del Fasano. Palla Dallago e ancora parata di
Vito Fovio, giunto alla quinta parata personale. Attacca ancora il Fasano, vediamo di rientrare bene in difesa. Appena detto, attacco di Notarangelo che firma la terza rete per il Fasano. 8-3, non ci siamo proprio in fase difensiva. Ancora il Fasano, 8-3. Siamo giunti nel frattempo al giro di boa della prima frazione di gioco. È il Fasano a tenere le redini del match, ma il Presano certamente non vuole mollare. Allora riparte da Folgerater per Fadanelli, ancora Fadanelli dopo lo scambio con Argentini. Pascal Dantino. Ancora Fadanelli, qui un bruciante tiro di Angiolini, la palla che finisce praticamente all'incrocio dei pali. 9-3 e allunga il Fasano. Attacca adesso con maggiore profondità il Pressano, cerca di allargare la difesa e trovare un terminale come Folgerater. La rete della riscossa, Fadanelli vigoroso su di lui, Angiolini non si abbatte però, Nicola Fadanelli di Maggio. Qui cerca l'anticipo Notarangelo, blocca Dantino. Si riparte ancora da Dantino, Dantino che poi entra ma commette infrazione, quindi il Fasano ha l'opportunità per portarsi sul più 7. Angiolini che aveva cercato un passaggio sibilante per Franceschetti che poi ha chiesto di attendere. Nel frattempo sospensione anche per Pascal Dantino. Completamente fuori giro il Pressano, Francesco. Sì, ci siamo cascati ancora, continuiamo a protestare con gli arbitri, ennesimo 2 minuti per proteste. Complimenti al Fasano, alla difesa del Fasano, oggi stanno difendendo veramente, veramente bene. C'è poco da dire, non siamo convinti, vedo delle facce smorte, la partita non è lunga, è lunghissima, però non abbiamo l'atteggiamento giusto, soffriamo molto gli uno contro uno di Notarangelo, le giocate di Alstam. Un Fasano molto, molto centrato, molto bello da vedere anche in difesa. E qua fanno uno schema di volante per Yastam. 10-3, qua se non ci diamo una svegliata, oggi la vedo molto, 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 molto negativa. Ora giochiamo in extra player, altro rischio che ci prendiamo. Attenzione a non perdere l'ennesimo pallone, ne abbiamo già persi 5 fino adesso. E direi che non è così che si affronta una partita di Serie A. Certamente Pressano oggi al di sotto delle aspettative, il match era difficile senz'altro, però dal lago adesso ci prova la scaglia, non saprei se definire la conclusione fuori misura o un passaggio troppo forte, aggiungo che tra l'altro aveva preso quella palla ma secondo gli arbitri era uscita fuori. E altra sospensione per Giongo, forse qui sin troppo severa la sospensione. Giongo che protesta in modo vibrante col commissario di gara, ne approfitta il Fasano perché adesso è in doppia superiorità numerica e certamente sbaglia a protestare il Pressano perché ormai hai nervi a fior di pelle, però deve cercare di concentrarsi sulla partita e recuperare, perché è vero che 7 reti sono tante, ma come diceva Francesco ci sono ancora 40 minuti da disputare. Adesso le reti diventano ben 8 perché Notarangelo ha trovato un varco, si è infilato e ha realizzato l'11-3. Molto bene il Fasano. Pressano che chiama ancora una volta time out. Fusina praticamente obbligato sia per riorganizzarsi perché adesso si gioca 5 contro 7 ma anche perché la squadra ormai con la testa non c'è più. Ma quando non scendi in campo con l'atteggiamento giusto e dai questi vantaggi agli avversari è molto difficile poi ritrovare la concentrazione per la partita, non è una roba automatica,
non è un interruttore che si accende, bisogna durante il riscaldamento concentrarsi. Qua parlano tutti con gli arbitri, qua nessuno deve parlare con gli arbitri, noi dobbiamo giocare solo a pallamano. Oggi sono duro con la squadra, li ho esaltati sabato, ma oggi non mi stanno assolutamente piacendo. Non mi piace l'atteggiamento dei nostri giocatori che continuano a protestare. Può fare senz'altro di meglio il Pressano, vedremo se saprà ribaltarla nel corso dell'incontro. Fasano, che ovviamente non sarà lì a guardare, dovrà difendere il vantaggio. Una vittoria che sarebbe preziosa. Moser adesso ha stravolto completamente la squadra Alessandro Fusina. Al di fuori di Di Maggio c'è una linea completamente verde con Marco Chistè all'ala destra, che nel frattempo fa cambio attacco difesa con Loizos, Gazzini pivot, Fadanelli e Nicola Moser. Vediamo se Fadanelli andrà a tiro. Nel frattempo rientra anche lo stesso Dantino. E la rete di Gazzini, che non ci credeva nemmeno lui. Ma la palla colpisce il fallo e il palo e finisce in rete. 4-11. Adesso Gazzini, vedremo se riuscirà a essere una colonna anche in difesa, lo è stato sabato scorso col Merano. Argentin. E qui Gazzini, Francesco, non ha bisogno di essere esaltato, ma si è fatto tutto il campo, praticamente ha realizzato la rete. È partito sul versante destro, è andato sul sinistro, è ritornato adesso sul destro. Su ogni difesa, su ogni fischio dell'arbitro c'è un intervento difensivo di Alberto Gazzini. Ma è l'unica nota positiva di oggi. Adesso siamo anche sfortunati sulla parata, sulla gran parata di Loizos, ricevuta da un falco come Messina, che ci castiga per l'ennesima volta. Bellissimo gesto tecnico di Gazzini, che sotto fallo è riuscito ad appoggiare la palla in tuffo sull'angolo più lontano. Ora siamo finalmente rientrati a giocare 7 contro 7. Vediamo Di Maggio in un'inedita posizione di terzino destro, ruolo non proprio nuovo per lui, perché mi diceva che da giovane nel Conversano aveva giocato in questa posizione qua di terzino destro. Poi chiaramente con l'andare degli anni si è specializzato ad ala destra. Vediamo di ricomporre pian pianino i pezzi. Ora giochiamo con due pivot in attacco. Di Maggio che attacca, ancora Nicola, Di Maggio, palla in angolo, finta, ci sono qualche segni di ripresa. Reagisce il Pressano, ovviamente non si dà per vinto, adesso Fadelli cerca Sontacchi che viene abbattuto. Poi inciampa su di lui Bearevic. Qui Di Maggio che per la seconda volta cerca questo passaggio a Sontacchi, ma da lì Francesco Di Maggio doveva andare assolutamente a tirare. Sì, doveva assolutamente andare a tirare, anche prima si era creato un bello spazio con una finta verso il centro, poi ha attaccato tra il primo e il secondo, però voleva servire Sontacchi e c'è stato il fallo d'esperienza di Bearevic. Complimenti al Fasano ancora per la fase difensiva. Ancora in attacco il Pressano, che sta facendo girare questa palla in maniera infinita. Poi la conclusione di Nicola Moser, parata ancora una volta da Vito Fovio. Yarstam si ferma il Fasano e chiama timeout coach Ancona. 22:35 sul tabellone, 12:4 per il Fasano. Senz'altro coach Fusina dovrà parlare con i suoi anche nell'intervallo. Il Pressano ci ha abituati a rimonte, Francesco, assolutamente, ma qui è molto difficile adesso. È molto difficile, ma non impossibile. Noi dobbiamo senz'altro migliorare
sia nella fase d'attacco dobbiamo muovere di più la difesa pugliese. Fino adesso attacchiamo sempre verso il centro, pochissimi attacchi verso l'esterno, e questo agevola dei difensori esperti come Beharevic. E chiaramente dobbiamo aumentare anche l'attività difensiva. Buono l'ingresso di Gazzini, buono l'ingresso di Nicola Moser. Vediamo di rientrare in partita, vediamo di chiudere bene questo primo tempo. Vedremo se riuscirà a ricucire il gap il Bressano. Nel frattempo però la palla è nelle mani di Albin Jarstam, il Fasano attacca. Cecchino svedese sinora comunque abbastanza in ombra, ma perché c'è stata una prestazione abbastanza superba di Notarangelo e Franceschetti. È entrato in campo anche il capitano Flavio Messina. Jarstam, il gioco è sempre in partenza dalle sue mani. Angiolini che praticamente si fa mezzo arco dei 6 metri, dei 7 ad essere precisi, però poi la sua conclusione è completamente fuori misura. Fantastica invece quella di Andrea Argentin, che carica il tiro, e da lì Argentin non sbaglia perché piazza il 12-5. Gazzini che chiama lo schema difensivo. Messina che si piazza tra Nicola Moser e Di Maggio, quindi tra primo e secondo a destra. Adesso il suo posto viene preso da Notarangelo, e poi la conclusione deviata di Albin Jarstam. Quindi palla ancora per gli ospiti. Jarstam gira per Messina, Notarangelo, bene Loizos, si alza il braccio del passivo, Fasano in attacco. Adesso cerca di temporeggiare Jarstam, il passaggio a Messina, braccato da Fadanelli Argentin. Jarstam dall'ala adesso, si esalta su Pugliese Nicoloizos, la palla però è fuori perché colpisce il soffitto, e quindi ancora Fasano in attacco. Pugliese che viene richiamato dal direttore di gara. Jarstam, sempre Jarstam per Angiolini trovano Notarangelo, braccia alzate, quelle di Nicola Fadanelli, palla deviata, è un attacco prolungatissimo quello dei bianco-blu di Ancona, si rialza il braccio del passivo, Angiolini il no look che però finisce sul fondo, parte Moser, poteva passarla Di Maggio, c'era Gazzini libero, il passaggio ad Argentina, Argentini si libera, rete! 12-6, risponde il Bressano e si carica, risponde con grinta alle insidie pugliesi, si accorcia leggermente il gap, adesso è sceso a meno 6. Jarstam per Angiolini, giro palla insistente con Messina che esce, poi come un treno Notarangelo fermato, che ve lo dico a fa da Alberto Gazzini. Notarangelo insiste, e adesso 2 minuti per Gazzini e Bressano ancora una volta in inferiorità numerica. Continua il giro palla degli ospiti che con tutta calma ne approfittano per cercare la 13ª rete. Adesso Davide Pugliese trova questa volta la via del gol.
e va tutto lo spazio, non può nulla Nicolò Izos. Si riparte con l'extra player, entra in campo Sontacchi. Moser. Per Fadanelli. Bressano che adesso attacca con l'extra player, ma ha praticamente un uomo in meno. La sospensione di Gazzini arriva nel miglior momento per gli uomini cari al presidente Lamberto Giongo. Argentin! Si libera Argentin e sgancia un siluro. Vito Fovio non può nulla se non recuperare il pallone dalla rete, passarlo ai compagni. 13-7. Il Bressano non è morto, Francesco. Le reti sono ancora tante, ma sta dando i giusti segnali la squadra di Fusina. Ma certo, basta iniziare a giocare a pallamano. La riscossa partita d'Argentina, 3 tiri, 3 gol. Siamo meno 6, ma stiamo tranquilli perché se noi giochiamo a pallamano non ci sono problemi. Poi se perdiamo ci inchiniamo alla grande prestazione del Fasano, però, che sta giocando molto meglio di noi, soprattutto nella fase difensiva. Questa è la grande differenza. Ora giochiamo ancora in extra player, altro rischio. Vediamo Argentin, che è stato lui a darci i segnali di riscossa. È andato molto bene negli uno contro uno e tutte e tre le volte ha spiazzato Vito Fovio, che la dice lunga. Ora attacco di Moser, che viene fermato. Attacchiamo ancora troppo verso il centro. Cerchiamo di allargare questa difesa. Ora palla Nicola Moser che finta un passaggio, tenta la soluzione personale. Ancora Argentin che questa volta viene murato da Notarangelo. Palla ancora per Bressano. Manca 1:10 alla fine del primo tempo. A te Gianmarco. 60 secondi adesso al duplice fischio. 2 minuti. Questa volta è la sanzione inflitta a Bearevic, che si lamenta con l'arbitro, anzi a Messina, perdonatemi, è Bearevic che si lamenta con l'arbitro. Situazione invertita, il Bressano adesso è in superiorità numerica, manca praticamente nemmeno un minuto, sono 7 le reti da recuperare. Si riprende proprio adesso Moser. Folgereiter nell'identica posizione di ala sinistra, sicuramente poi taglierà in doppio pivot. Esce Gazzini. Gazzini libero! Smanaccia Fovio, la palla termina sul palo, però qui molto bello il gesto tecnico e l'azione di Alberto Gazzini, che continua a dimostrare di essere uno dei migliori in campo oggi tra le file giallonere. Una crescita esponenziale per Alberto Gazzini. Mancano 15 secondi, il Fasano in attacco. Ultima azione del primo tempo, si alza anche il braccio del passivo, Pignatelli tira, si lamenta Ancona che richiama Pignatelli per aver affrettato la conclusione, perché c'era tutto il tempo per effettuare un contropiede, una sorta di contrattacco per il Bressano. Palla che ovviamente è finita oltre misura perché ormai il tempo era lì che stava per scadere. Finisce 14-7 la prima frazione di gioco. Molto bene il Fasano, deve lavorare ancora su il Bressano. Vedremo cosa accadrà nella ripresa, rimanete incollati però sugli schermi di Eleven Sports, perché tra 10 minuti godetevi il Tirol de Go, la Peroni, il Panzerotto, i Canederli, si ritorna in campo.
È tutto pronto per ricominciare questo incontro tra Pallamano Bressano e Junior Fasano. Fischia proprio adesso il direttore di gara l'inizio della seconda frazione. Si riparte dal 14-7 che mattoncino dopo mattoncino ha costruito la formazione guidata da coach Francesco Ancona. Gran parte del merito va attribuito a quel 6-0 iniziale con cui praticamente ha ammazzato la gara il Fasano. Vedremo adesso se ci sarà una pronta reazione del Bressano o un cammino, una marcia trionfante del Fasano. Si riparte allora dalla parata di Nicoloizos. Bressano che subito se ne va in attacco. C'è Nicola Moser in posizione di terzino destro, Argentin centrale, Gazzini pivot. Fadanelli che adesso trova un pertugio tra Vito Fovio e il 7 e la infila proprio lì sotto. Scaccia la ragnatela, sfratta il ragnetto. 14-8, Nicola Fadanelli. Yarstam. Il giro palla per Pugliese, Notarangelo che taglia, si piazza al secondo pivot. Poi viene servito Pignatelli, Pignatelli una girella molto 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 bella. 15-8. Argentin. Viene fermato il gioco, c'è stato un fallo ai danni di Nicola Folgereiter. Fanelli chiama lo schema. Con calma il Bressano cerca di rosicchiare. Folgereiter si accentra, adesso doppio pivot. Praticamente le squadre attaccano con lo stesso schema offensivo. Gazzini viene servito in rete! Alberto Gazzini, 15-9. Fantastico qui Gazzini perché non solo realizza la nona rete del Bressano, ma trova anche una sospensione per Notarangelo. Sta rispondendo bene il Bressano in questi primi minuti di gioco. Ma l'approccio a questo secondo tempo è senz'altro migliore di quello del primo tempo, non ci vuole un grande esperto per capirla. Credo che abbiamo sistemato un po' anche la fase difensiva, ci siamo schierati in 6-0, ci sono in campo dei combattenti e vediamo di limitare le invenzioni di Astam e di Angiolini. Vediamo ora di difendere, Fasano gioca in extra player, vediamo di giocarci bene questa fase della partita, palla però a Messina che ci castiga. Attenzione qui Nicola Moser, una freccia rossa, peccato per la conclusione perché viene intercettata da Fovio. 16-9, ristabilito il più 7 con cui sono ricominciate le danze. Trova spazio tra gli ospiti anche Alessandro De Angelis, lui classe 2003. Proviene dalla Lions Teramo, è stato praticamente un doppio acquisto per la Junior Fasano perché insieme a lui è sbarcato nella cittadina pugliese anche il fratello Tommaso, molto promettente, classe 2005. Sono entrambi figli d'arte, papà Roberto alla destra del Teramo, addirittura mamma Tiziana, scudetto e nazionale, quindi una... Qui intanto la parata fantastica di Loizos. ...16-9... Fasano rischiava di allungare ancora di più, Fadanelli la finta di tiro e poi la piazza lì in basso a sinistra. Fovio può solo guardare la palla entrare. 16-10, rientra anche Pugliese. ...3-2... il parziale da quando è ricominciata la partita.
che nel frattempo è giunta già al 35esimo. Yarstam, qui serve Pignatelli che si gira e trova la rete. 17-10. Nel frattempo si avvicendano Sontacchi e Gazzini. Di Maggio per Moser, Fadanelli, Argentin. Ancora il taglio di Folgheraiter, Argentin. Poi Moser che serve con un batti e ribatti, Folgheraiter che poi viene praticamente steso. Sospensione per Emiliano Franceschetti. Si accomoda in panchina, quindi il 18 fasanese, mentre è Nicola Fadanelli che si avvia, anzi lascia la battuta ad Adriano Di Maggio dai 7 metri. Adriano Di Maggio che da conversanese doc la sente anche un po' questa sfida. Sì, la sente anche un po'. Vediamo qua l'ennesimo duello contro Vito Fovio, questa volta l'ha vinta il nostro pugliese. Ritorniamo a meno 6. L'attacco è molto più efficace, già la seconda sospensione per 2 minuti nei confronti del Fasano, siamo molto più convinti negli attacchi. Il primo tempo favorivamo la difesa, un'ottima difesa comunque schierata oggi del Fasano. E attenzione quando ha la palla Yastam, perché può sempre inventare qualcosa, è uno spettacolo vederlo giocare, anche se nella squadra avversaria. Soprattutto per i giovani, guardate quando ha la palla lui che non si sa mai dove giochi la palla. Il Pressano che adesso si oppone alla fisicità del Fasano. Tanta forza di volontà per il Pressano che non ci sta a perdere. Quindi deve difendersi con le unghie e con i denti. Direttore di gara che cerca di acquietare un po' gli animi. Attenzione, Yarstam, il sottomano, ma Nicolò Izzos non si spaventa, la palla la devia sul fondo. Sontacchi. Fadanelli impartisce le direttive ai suoi, adesso il Pressano deve crederci, ha un uomo in più. È in un trend positivo Moser, Argentin, Fadanelli, Sontacchi, Argentin, palla deviata però. Corner, Fusina chiama lo schema, Fadanelli che cerca Sontacchi si gira, viene abbattuto da Bearevic. Forse qui poteva esserci qualcosa di più a livello di sanzione disciplinare. Si è optato per un semplice 9 metri, Moser entra, ancora una volta troppo diretto, commette sfondamento, si rialza nel frattempo Angiolini, si arrabbia Fusina, sciupa così un'occasione d'oro il Pressano, 8 minuti. Nel frattempo sono trascorsi. Yarstam. Pugliese. Ora Notarangelo. Pignatelli. Yarstam. Serve sempre Notarangelo. Qui ottimo l'anticipo. Poi rischia tantissimo il Pressano sul recupero di Notarangelo, che però non vede la porta. Si salva adesso la truppa di Fusina, Di Maggio. Pressano si è già riversato in attacco. Il Fasano alla difesa schierata. Fadanelli. Lo scambio con Sontacchi, che adesso fraseggia Moser, Argentin, Fadanelli. Ancora Argentin. Dialoga ancora Argentin con Nicola Moser. Fadanelli. Nicola Moser. Trova un 7 metri fondamentale.
non demorde assolutamente il Bressano. Nel frattempo ancora un duello tra Di Maggio e Fovi, ancora una girella, chapeau Adriano che batte nella stessa identica maniera del 7 metri precedenti Vito Fovio. E Vito Fovio che se la prende un po', perché non ci sta ad essere beffato doppiamente nello stesso modo. Assolutamente, al prossimo rigore prevedo dei guai per Adriano Di Maggio, beh, se si incazza Fovio. Comunque stiamo lentamente, almeno iniziando a giocare con una difesa molto più grintosa, un attacco molto più convinto, e ce la giochiamo la partita. Qua ennesima rete del Fasano. Vediamo di costruire qualcosa di buono in attacco. Cambio Gazzini, Sontacchi. Palla d'Argentin. Fusina molto carico in panchina ancora. E così è, e così deve essere. Ha messo in campo i giocatori che secondo lui gli danno più sicurezza. Palla Folgereiter, che viene chiuso dall'ennesima difesa fasanese. Te Gianmarco. Ancora Argentin, Fadanelli cerca il sottomano, viene fermato da Bearevic che poi rimane a terra. Non sembrava una conclusione molto forte quella di Fadanelli, però evidentemente è stata bloccata sul principio. Resta a terra Bearevic. Si ferma il gioco. Rimane a terra Bearevic, che adesso viene aiutato a rialzarsi da Argentin, ma accusa ancora qualche dolorino. Si innervosisce un po' la panchina del Bressano, che chiede di ricominciare perché si è perso veramente tanto tempo. Attacca Argentin, chiede più strettezza, quindi meno profondità. Attenzione, Di Maggio cerca Sottacchi, che comunque va a concludere. Poi ottiene un 7 metri e la sospensione di Angiolini. Vedremo se Di Maggio se la sentirà, se non c'è 2 senza 3. E invece no, perché affida la battuta a Nicola Fadanelli. Chissà se anche lui gli farà la girella. Quasi una mezza virgola. Però dal lato inverso è Nicola Fadanelli, porta il Bressano sul meno 5. Mancano ancora 19 minuti. C'è tempo per recuperare. Vedremo come reagiranno entrambe le squadre. Il Fasano certamente non ci sta a farsi recuperare, mentre il Bressano le proverà tutte. Yarstam, Notarangelo con molta foga, Davide Notarangelo, ha cercato Franceschetti che però era stato chiuso, stretto nella morsa tra Gazzini e Moser. Yarstam, Notarangelo arriva dritto su Gazzini, è sfondo, viene fiscato adesso Loizos, Gazzini per Di Maggio, rete, 18-14. C'è stata un po' d'apprensione perché Gazzini lì non se l'è sentita di andare al tiro. C'era Di Maggio molto più esperto al fianco, che alla terza conclusione consecutiva punisce nuovamente Fovio. Ormai è una partita nella partita, il derby Fovio-Di Maggio. Loro che sono stati per tanti anni compagni anche di nazionale. Notarangelo
Jarsta Monzieloro, 19-14. Fadanelli, Argentin, Gazzini, parata di Fovio con la mano a dirgli di no. Viene richiesto l'intervento dello spazzolone. Il campo è bagnato. Tra l'altro nella prepartita c'è stato un abbraccio simbolico tra Messina e Di Maggio. Al di là della rivalità si resta sempre amici. Un abbraccio che avete poi potuto anche ammirare nello scatto splendido che è stato pubblicato sui social della Pallamano Bressano. Si riparte con il Fasano in attacco. Fovio, bravissimo a chiudere la porta ad Alberto Gazzini, che dà l'opportunità adesso al Fasano di ritornare sul più 6. Notarangelo per Angiolini, poi Pugliese, France per Yarsam. Yarsam resta ad ammirare il 360 praticamente di Angiolini, viene fermato, recupera palla il Pressano, perdonatemi. Adesso Fadanelli cercava Folgerater, viene un po' fermato, Loizos alla Neuer, non riesce però ad anticipare Pugliese. Anzi, perdonatemi, Angiolini, che poi la passa, la scarica a Pignatelli, da solo, a porta vuota, non può sbagliare da lì Pignatelli, 20-14. Fase un po' convulsa, il Pressano forse ancora un po' troppo impreciso, ha sciupato due palle d'oro qui Francesco. Sicuramente se vogliamo rientrare in partita non dobbiamo gettare via l'occasione dei 6 metri, d'altronde quando c'è Vito Fovio che ti studia per tutta la partita, e qua l'ennesima parata di Vito Fovio, facciamogli un monumento a questo portiere che se lo merita, lo dico dal Trentino, perché se non ci pensate in Puglia lo facciamo noi qua in Trentino. Complimenti a Vito Fovio che tiene a bada il Pressano. Potevamo rientrare, ma con tre parate dai 6 metri, avendo un portiere così, si può avere anche un calo di concentrazione. Stiamo difendendo molto meglio, stiamo attaccando molto meglio, ma la sciagurata partenza ci ha compromesso il risultato finale. Tiro dai 7 metri adesso per il Fasano. Va Pignatelli. Pignatelli contro Loizos. Chissà che Pignatelli non voglia vendicare Fovio e faccia anche lui una bella rosca. Invece no, tiro deciso alla testa di Loizos per il 21-14, con cui il Fasano adesso a metà ripresa indirizza la gara. Il Pressano aveva avuto anche la palla per il meno 4. In due occasioni non è riuscito ad essere prolifico ed è stato punito con l'allungo della Junior Fasano sul 21-14. Dantino per Gazzini. Gazzini lo scambio con Moser per Argentin. Moser vede Di Maggio e Di Maggio troppo alto, colpisce addirittura il palo di supporto esterno della porta difesa dal gigante fasanese. Yarstam per Angiolini. Ritmo molto blando per il Fasano, che ovviamente adesso ne approfitta per organizzarsi con più calma e cercare di perdere più tempo possibile per andare a rete. Ci prova due volte, prima sbaglia Yarstam, poi Pignatelli completamente fuori, la sua palla finisce addirittura nel corridoio esterno. Di Maggio, Dantino, forse dovrebbe accelerare un po' più il passo il Pressano, ma è ovvio che punta più sulla qualità dell'offensiva, perché adesso il Pressano deve assolutamente segnare. Qui perde palla,
sanzionato, fallo in attacco, e quindi Pressano si trova a dover difendere. Qui filtrante di Yarstam per Franceschetti, che ormai ci ha abituato sin troppo bene, da lì segna quasi sempre. Beffaloi Zos, 14-22 adesso. Fusina chiama il time out. Sembrava che si fosse invertito il trend, Francesco. Il Pressano la stava quasi quasi spuntando, e invece il Fasano ne ha approfittato per chiuderla. Chiuderla forse ancora un po' presto, comunque è sicuramente sulla buona strada. Il Fasano ha avuto un 10 minuti in cui poteva far rientrare il Pressano, però tre errori consecutivi dai 6 metri non ci ha permesso di ricomporre lo spazio che ci divideva dal Fasano. Ora vediamo, la partita non è ancora finita, 8 gol sono tanti, sono tantissimi, però questo sport ci ha abituato che certe rimonte sono ancora possibili. Certamente bisogna entrare con un altro piglio, non bisogna più sbagliare tiri, soprattutto dai 6 metri, e bisogna difendere come stavamo facendo nei primi 10 minuti della ripresa, come purtroppo non abbiamo fatto nell'arco di tutto il primo tempo, sicché merito al Fasano per essere in vantaggio meritato di 8 reti. Tutto in campo il Fasano a dare un segnale di forza. Fasano che adesso deve difendersi dalla sortita giallo-nero. Pressano che ha le ultime cartucce da sparare, perché il parziale non è senz'altro sorridente, ma non bisogna mollare a 13 minuti dalla fine. Fadanelli per Dall'Ago, Dantino. Dispensate le forze di Alessandro Dall'Ago, che comunque al rientro dopo 2 mesi vedremo se riuscirà comunque a dare una mano ai suoi. Resta comunque molto critica la situazione per quanto riguarda Pallamano Pressano, perché sotto di 8 reti. Dantino per Fadanelli, Giongo, ancora Giongo, vede Dall'Ago, poi Dantino, il tiro ed è rete. Un missile terra-aria su cui Fovio non può nulla. 22-15. Invece il parziale con cui oggi l'under 17 giallonera si è imposta nel derby regionale col Mori. Primato in classifica e dominio completo per gli uomini di coach Fadanelli. Nel frattempo Angiolini lascia sul posto Fadanelli, e poi Beffaloizos puntando l'altro palo. 23-15 Dall'Ago cerca di fermarlo. Angiolini lo ha toccato un po' in faccia, intervento al limite. Dall'Ago per Dantino, adesso Fadanelli, sempre Nicola Fadanelli. Dall'Ago, Dantino poteva passarla, Di Maggio cercato la conclusione ma trova un fallo. Viene interrotto ancora una volta il gioco. Poco più di 10 minuti al termine di questo match, che potrete rivivere anche nelle fotografie, negli scatti di Federica Sontacchi. Si provvede all'asciugatura del parquet, 40x20 del Palavis, che verrà poi ritrovata dalla formazione del presidente Giongo il 15 maggio,
quando i gialloneri ospiteranno alle ore 16 la Raimon Sassari. Pascal Dantino per Nicola Fadanelli, sempre Fadanelli, il giro palla per Dantino, ritorna però la palla al 2002. Si chiude stretto il Fasano, parata qui sulla conclusione di Dallago, ancora una volta Vito Fovio chiude ermeticamente quei 6 metri quadrati che sta difendendo in maniera egregia. D'altronde ce lo aspettavamo, Francesco, perché il curriculum di Vito Fovio praticamente è lungo 7-8 pagine. Ma penso che non ci sono più parole per descrivere questo personaggio. Abbiamo anche noi un ottimo portiere, ma oggi Vito Fovio ha veramente fatto la differenza, aiutato molto dalla sua difesa, però quando la difesa non ha retto, lui con delle grandissime parate è riuscito a tenere a galla il Fasano. Ora ennesima palla persa, palla all'ala sinistra che infila Loizos, bravo Pignatelli. Bressano a meno 9, attesa Marco. Splendido il pallonetto di Pignatelli per il 24-15, addirittura adesso più 9, che potrà essere in parte calmierato dalla realizzazione positiva di questo 7 metri. Sulla linea va ancora una volta Nicola Fadanelli. Ed è rete, quarto 7 metri consecutivo realizzati dai gialloneri nel secondo tempo, che si aggiunge al quinto realizzato nei primi 30 minuti di gioco da Pascal Dantino, che in realtà era stato sbagliato ma poi sul tapin vincente ha realizzato il gol. Time out chiamato da Francesco Ancona. Mancano 8 minuti e 45 secondi, 8 sono anche le reti di vantaggio della Junior Fasano, che ha praticamente ipotecato i 2 punti qui al Palavis nell'ultimo confronto tra le due squadre, proprio qui al Palavis, datato 7 marzo 2020, l'ultima partita prima della pandemia. La pallamano pressana era stata brava a imporsi 32-20. Anche in quel caso tante le reti di scarto, questa volta però il risultato non arrede agli uomini di Sandro Fusina, che cerca di dare, di impartire qualche dritta ai suoi. È ovvio che a meno di un miracolo clamoroso, per quanto ci abbia abituato bene il Pressano, Francesco, questa volta dobbiamo quasi accompagnare i 2 punti verso il casello di Trento Nord, perché il Fasano ha praticamente la partita in tasca. Sì, ce l'ha in tasca e fa bene mister Francesco Ancona a tenere ancora vivi i suoi. C'è stato un po' un calo in difesa di questi, non dimentichiamo, di questi giovani ragazzi, però lui li vuole sempre sul pezzo e complimenti a loro. Oggi mi è piaciuta soprattutto la partita in chiave difensiva della formazione pugliese. Ora cambia di difesa del Pressano, una 3-3 molto aggressiva, vediamo come risponde il Fasano. Palla a Notarangelo, che commette infrazione di passi, buona la prima difesa del Pressano. Palla ad Argentina e qua forse ci stava anche un leggero fallo non ravvisato dalla coppia campana. Palla ancora il Fasano, che gioca ancora in extra player, entra De Angelis per Vito Fovio. Ancora restiamo aggressivi in difesa, rischiamo sul pivot. Palla De Angelis, pugliese, che rientra per Angiolini, palla per l'ala sinistra, seconda palla persa dal Fasano. Buona questa volta la reazione in difesa, vediamo di concretizzare in attacco. Palla Fadanelli per... palla in angolo a Di Maggio, che questa volta infila il suo amico Vito Fovio. E ancora una volta una girella di Adriano Di Maggio a Vito Fovio, la terza. Vito Fovio che sicuramente andrà a bacchettare il suo amico dopo nel post partita. Non demorde però
il Fasano, che addirittura adesso attacca in extra player. Rientra anche Alessandro De Angelis, poi Yarstam per Pignatelli. Franceschetti recupera palla argentin. Loizos, Fadanelli per Dantino, 7 metri. Cambia il tiratore dopo Di Maggio e Fadanelli. Dantino, comodo, 24-18. Si è rilassato leggermente il Fasano, per quanto comunque sia in netto vantaggio e stia attaccando, stia onorando il match sino alla fine. Prezzano che comunque vuole limare il punteggio, perché non ci sta a subire un passivo così pesante. Difende addirittura molto alto, sta quasi pressando a centrocampo l'attacco fasanese. Negato il fallo, Franceschetti gira palla per Yarstam, Notarangelo attacca, perde palla. Qui argentin, serve dal lago, il contropiede però non viene finalizzato. Si oppone Fovio. 24-18, mancano 5 minuti 50 secondi. Nel frattempo il Cingoli sta sovrastando il Fondi per 25-18 nell'importantissimo match salvezza. D'altro canto la Siracusa è in vantaggio di una rete ad Eppan, altro match importante ai fini della bassa classifica. Siena, che dopo il sorriso ritrovato in settimana contro il Trieste, sta vincendo anche a Bressanone quando mancano poco meno di 5 minuti, 4 reti di vantaggio. Fadanelli che invece attacca con molto vigore. Giongo qui, secondo errore consecutivo. Bressano che quando sembra avvicinarsi purtroppo commette errori e non riesce a rosicchiare. Ancora extra player, entra anche Messina. Yarstam per De Angelis, ora Yarstam, poi Angiolini, Yarstam, De Angelis che qui è poco preciso ma riesce a recuperare il pallone, poi Yarstam la butta sulle mani di Argentin, sfondamento di Angiolini, Fadanelli, serve Dantino, c'era Argentin libero, lo serve ed è rete. 24-19, mancano 4 minuti e mezzo, il Bressano ha il dovere di crederci, è molto difficile, vedremo cosa accadrà, voi rimanete incollati agli schermi. 4 minuti e 20 secondi, invoca nel passivo il Bressano perché ovviamente il Fasano adesso cerca di recuperare il più tempo possibile. Accelera il ritmo anche della nostra telecronaca con il Fasano che incede, Pignatelli, Angiolini, Yarstam che punta l'uomo, c'è Notarangelo e lì sgancia una bomba. Loizos non può nulla, 25-19, subito 25-20. La porta era sguarnita, è accaduto di tutto nel giro di 4 secondi. Si lamenta ancora il Bressano, Yarstam. Fusina molto polemico, ma il gioco continua, Yarstam attacca. Commissario di gara afferma il gioco, credo ci sarà una sanzione per coach Fusina che ha protestato in maniera molto vibrante. Cartellino giallo per il tecnico siracusano. Interruzione che smorza il ritmo. Franceschetti, la linea 9 metri per Angiolini, Notarangelo. Angiolini anticipato da Fadanelli. Notarangelo viene pressato da Giongo, qui recupera palla dal lago che poi serve all'indietro Fadanelli. Viene atterrato Fadanelli da Angiolini, Angiolini che rischia molto. Viene richiamato dall'arbitro. 2 minuti di sospensione per Angiolini. È la seconda per lui. Qui forse ha rischiato anche qualcosa di più Angiolini. No, l'unica cosa che fino adesso io non ho detto assolutamente niente sugli arbitri. L'unica cosa che non comprendo e non sopporto è che noi abbiamo avuto 4 sanzioni per proteste. Sono 10 minuti che i giocatori del Fasano continuano a protestare. Io dico solo questo.
Non è che in Puglia si può protestare e in Trentino noi dobbiamo sempre stare zitti. Questo non lo accetto, perché se un arbitro tutte le volte che i giocatori protestano danno i due minuti, li devono dare sempre, sia che uno sia pugliese sia che uno sia trentino. Poi io non mi permetto di giudicare la prova degli arbitri, che oggi è stata veramente scarsa. 25-21, momentum per il Pressano, qui addirittura sfondamento di nota arancio, Loizos che lancia dal lago, praticamente il Fasano è completamente non schierato. 25-22, 2 minuti e mezzo, è incredibile cosa sta accadendo qui al Palavisti. Il Fasano era in vantaggio di 9 reti, adesso sono solamente 3. Pressano che marca uomo, poi Pignatelli, Loizos impetuoso, viene fischiato un fallo. E qui ancora proteste del Pressano, che stranamente nel momento in cui diventa più polemico comunque riesce a concretizzare. Fadanelli qui poteva passare dal lago, trova dal lago, vede Di Maggio per Dattino, la botta parata di Vito Fovio. E qui Dantino aveva l'occasione proprio per riaprire il match. Attenzione, palla che adesso rimane al Fasano. Fase molto confusionale, c'è una sospensione per Albin Jarstam o per Vito Fovio? Per Vito Fovio, infatti il suo posto, la sua posizione adesso viene ricoperta da Vinci, che rileva Bearevic. Un uomo in meno per il Fasano. Pressano altissimo, pressa praticamente sulla linea dei 9 metri. Argentin si riparte dal pallone ribattuto da Vinci. Il gioco era stato interrotto per infliggere la sospensione a Fovio, addirittura adesso non fa in tempo a riprendere perché il commissario di gara si consulta con il signor Carrino. Dal lago adesso a dialogare con il commissario di gara. Si sta perdendo tanto tempo, si stanno perdendo tante forze mentali. Manca però 1 minuto e 40 secondi, sono 100 quelli che mancano al triplice fischio. Vedremo cosa accadrà. Di certo negli ultimi 5 minuti è accaduto di tutto. Qui cerca l'anticipo dal lago, poi Franceschetti per Pignatelli che viene spinto, poi perde palla. Ottiene un fallo Pignatelli, batte da 9 metri Franceschetti per Iasta, extra. Attenzione Angiolini, poi perde palla Fadanelli, vede Dantino, c'era dal lago, c'è anche Argentin completamente libero, Argentin contro Vinci, il pallonetto è sulla linea. Pazzesco cos'è accaduto qui, il pallonetto, poi scala il Fasano, deve perdere il maggior tempo possibile, Pignatelli ne approfitta, aspetta tutti i compagni, il Pressano che ha sciupato ancora una volta 2 palle d'oro. Franceschetti, poi Argentin, fischiato il fallo. Franceschetti che si lamenta con i suoi perché sembra quasi che abbiano mollato. È vero che il Fasano sta vincendo, ma deve condurre in porto, deve fare con totale sicurezza. Sono 3 reti di scarto, Dotarangelo, poi Notarangelo. Mancano 20 secondi. Interrotto il gioco, 19 secondi, si lamenta Fusina sconsolato, Franceschetti. Per Jarstam, Franceschetti, serve, viene servito, tiro dai 7 metri. Pignatelli, si avvicendano però Loizos e Facchinelli.
vetrina per il secondo portiere della compagine trentina. Il Fasano ha incamerato questi due punti, dovremo solo vedere con quale score terminerà il match. Pignatelli con una conclusione alla Mario Gallo, 26-22, freddissimo dai 7 metri, finisce così al Palavis con la vittoria della Junior Fasano. L'acqua e sapone che si impone sulla Cassa di Trento e porta in Puglia due punti.